Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che mi ha esplicitamente richiesto una ragazza che mi segue. È da diverso tempo che mi menziona questo caso, mi ha sempre detto che ci tiene tantissimo, in quanto, a quanto ricordo, ha conosciuto, o almeno conosceva di vista, la vittima di questo caso. Quindi oggi sono qui per parlarvi di Janira D'Amato, una ragazza che purtroppo perderà la vita a causa di un amore totalmente malato, tossico. Ma partiamo con ordine, siamo a Pietraligure, un comune italiano di 8.715 abitanti, in provincia di Savona, in Liguria. Janira, la protagonista di questo caso, fa parte di una famiglia abbastanza numerosa. Vive con sua mamma, Tiziana Cellerino, e con suo padre, Rossano D'Amato. Poi ci sono i due fratelli di Janira. C'è Kevin, di 23 anni, che studia all'Università di Torino Beni Culturali, e poi c'è Didier, che invece di anni ne ha 19. Tiziana, la madre di Janira, lavora stagionalmente in un albergo a Finale Ligure, mentre Didier, suo figlio, lavora come lavapiatti in un ristorante a Varigotti. Infine, Rossano, il padre di Janira e dei suoi fratelli, marito di Tiziana, fa il vigile del fuoco. Janira si è diplomata all'istituto alberghiero di Finale Ligure e sta anche lavorando stabilmente in un ristorante a Finale Ligure. Però sta anche facendo un corso per la Costa Crociere ad Arenzano, all'Accademia Marina Mercantile. Oltre a Janira, però, in questa storia c'è anche il suo fidanzato, Alessio Alamia, che vive letteralmente una vita opposta a quella di Janira. Alessio vive per lo più da solo, perché in precedenza era stato affidato ai nonni materni a fronte di un provvedimento del Tribunale dei Minori. Però, prima di compiere 18 anni, va via da casa dei suoi nonni e si stabilisce nella casa in cui viveva con sua madre, che sta a Pietraligure. Quindi possiamo sostenere che Alessio sia davvero da solo. Non ha nessun appoggio, in quanto sua madre passa parecchio tempo della sua vita in carcere, ha problemi con le sostanze. In egual modo suo padre si è eclissato velocemente dalla sua vita per lo stesso identico motivo, la dipendenza e le sostanze. Alessio non frequenta mai le superiori, ha la licenza media. Suo nonno infatti sostiene che il percorso scolastico del ragazzo è stato molto duro fin dall'inizio. Ha sempre avuto delle serie difficoltà fin dalle elementari. Lo studio per Alessio è sempre stato in pratica un grosso, grosso problema. Vi ho chiaramente descritto due ragazzi molto diversi, sono uno l'opposto dell'altra. Mentre Janira proviene da una buona famiglia, Alessio invece ha un passato difficile, burrascoso. Nonostante questo, i due si incontrano e si innamorano. La loro relazione inizia a giugno del 2014, Janira ha 18 anni, mentre Alessio ne ha 17. A quanto pare, i primi tempi Janira è felice di stare con lui. Sebbene i suoi genitori, Alessio, non vada proprio a genio, per il bene di loro figlia lo accolgono in casa e col tempo viene trattato come parte integrante della famiglia. In pratica i genitori di Janira lo trattano come se fosse figlio loro. Inizialmente, a quanto dice Rossano, il padre di Janira, Alessio sembrava un ragazzo timido, educato. Per il momento vive con sua mamma, che è uscita dal carcere a Pietraligure. Janira in effetti va molto spesso a casa loro. Esce da scuola e al posto di tornare a casa sua a mangiare per le 14, va a casa di Alessio e di sua madre per preparargli da mangiare. Ovviamente, dati i fatti, la famiglia di Janira inizia ad essere fortemente contrariata da questa situazione. Dopo circa un anno dall'inizio della loro relazione, Alessio dalla famiglia di Janira non viene più ben visto. Anzi, la madre e il padre di Janira le dicono di tornare a casa quando esce da scuola, non di andare a casa di Alessio. Il punto è che Janira non si limita solo a preparare da mangiare ad Alessio. No, Janira si prende cura di casa di Alessio. In quella casa spazza, stira, fa le pulizie e addirittura aiuta Alessio e sua madre a fare la spesa. Alessio tratta Janira come se fosse la sua schiava. La sua ragazza sta sempre in casa, si occupa solo delle faccende domestiche, fa le lavatrici, mentre essenzialmente Alessio e sua madre non fanno una beata fava, ma proprio niente di niente. Il primo anno la famiglia di Janira, come già vi ho detto, effettivamente prova ad accogliere in casa Alessio, ma ben presto si rendono conto che quel ragazzo ha poca voglia di fare. Alessio è davvero pigro, non dà mai una mano quando c'è bisogno. Il fratello di Janira lo descrive come un'ameba. La sua vita la passa dal divano al letto, dal letto al divano. Per
Per di più, Janira riesce anche a procurargli dei lavoretti. Cerca di aiutarlo in tal senso, ma per un motivo o per un altro, alla fine Alessio viene sempre licenziato. L'unica esperienza lavorativa che fa Alessio è il lavapiatti presso la trattoria Inegagge a Finale Ligure, trattoria in cui lavora anche Janira. Dal canto suo, Janira ovviamente è felicissima di aver trovato lavoro. Ha voglia di darsi da fare, di guadagnare dei soldi suoi. Però anche per questo lavoro Alessio viene licenziato. E pensate che quando Alessio viene licenziato, dice alla sua datrice di lavoro queste parole: "Ma no, non licenziate me, per favore, licenziate Janira, è brava, in un altro posto lo trova in pochissimo tempo." Michela Cella, che è la titolare della trattoria, è inutile dirlo, guarda Alessio e gli dice: "Guarda, la vedi quella porta? Perfetto, varcala e non farti più vedere. Vattene. Vattene da qui immediatamente." Alessio in effetti non è stato licenziato per un motivetto così futile. Anzi, ci sono delle buone ragioni. È maleducato, è scostante, inoltre tratta Janira in malo modo davanti a tutti, davanti anche ai clienti. Spesso la proprietaria della trattoria è dovuta intervenire per dire ad Alessio di darci un taglio. Deve smetterla di fare ste scenate a lavoro davanti ai clienti, per di più ad una cameriera che lavora lì. Ogni volta la titolare di questa trattoria fa delle figure davvero pessime a causa di Alessio. Quindi alla fine non le resta altra scelta. Deve mandarlo via. Alessio però dà un'altra versione. Lui non è stato licenziato, ha deciso di licenziarsi. Perché? Beh, a detta sua, la titolare della trattoria maltrattava Janira. Le ripeteva sempre che era una stupida, che non sapeva fare niente. Le rispondeva praticamente sempre in modo sgarbato. Alessio, inoltre, appena Janira finisce gli studi, inizia a palesare il desiderio di mettere al mondo un figlio con lei. Cerca quasi di convincerla ad avere un figlio con lui. È insistente. E il fine non è sicuramente il suo desiderio di paternità. Alessio vuole che Janira resti incinta proprio per poterla tenere a casa, per poterla controllare ancora di più, perché in questo modo Janira avrebbe partorito e lui sarebbe stato a casa ad occuparsi del figlio, mentre lei sarebbe dovuta andare a lavorare col fine di portare a casa la pagnotta per mantenere tutti. Alessio è anche fortemente geloso, quel tempo fa letteralmente terra bruciata attorno a Janira, perché tutti i suoi ex compagni di scuola e tutti i suoi amici ad Alessio proprio non piacciono. Alessio dice a Janira che quelli non sono amici sinceri, le vogliono fare del male. Quindi non vuole più uscire con loro. Col tempo Janira perde la maggior parte dei suoi amici a causa di Alessio, che la tiene costantemente lontana da loro. Una cara amica di Janira arriva a dirle che non vuole più sapere niente di lei se non tronca il rapporto con Alessio. Ormai Janira è totalmente succube del fidanzato. È impossibile avere un rapporto di amicizia con lei in quanto Alessio deve sapere tutto. Deve controllare Janira, deve sapere cosa fa, dove va, con chi ci va. E col tempo, ahimè, Alessio arriva ad impedire a Janira di vivere. Le impedisce di fare qualsiasi cosa, non può neanche uscire a prendersi un gelato con una sua amica. Qui si scontrano chiaramente le personalità dei due ragazzi che sono opposte, perché Janira è una ragazza intraprendente, piena di vita e voglia di fare. Le piace uscire, divertirsi, stare con le amiche, andare al mare. Ma Alessio no. Alessio non ama fare niente. È pigro, poco intraprendente, vuole stare sempre in casa. E Janira, ahimè, si adatta a questa situazione. Ma Alessio anche in questo caso dice che questi litigi nascono spesso perché quella gelosa in realtà è Janira, in quanto lui ha un'amica molto chiara che vede spesso, che si chiama Sofia. E in effetti qui è vero, Janira talvolta è gelosa, ma il motivo è alquanto semplice. Alessio può uscire, può vedere questa fantomatica amica che neanche le ha mai presentato, mentre lei non può mettere il naso fuori di casa neanche per sbaglio per vedere un'amica. Figuriamoci un amico. Tra Alessio e Janira, quindi, ben presto si instaura un rapporto complesso, ricco di contrasti. Janira, nel corso di questa relazione, non riferisce a nessuno questa situazione, men che meno ai suoi genitori, perché è consapevole che se sua mamma avesse saputo tutto quello che stava passando, sarebbe andata a riprendersela con la forza. Quindi Janira sta in silenzio e soffre. Sta male, in trappola, si sente soffocare, ma non dice niente a nessuno. Non può sfogarsi con nessuno. La domanda però a questo punto a me sorge spontanea. C'erano dei campanelli d'allarme? Le persone attorno a Janira hanno mai notato qualcosa di strano?
anche i suoi colleghi di lavoro, ad esempio. E in effetti un suo collega si fa avanti, si chiama Nino. Entrambi lavorano alla trattoria in Egagge che si trova a Finale Ligure. Nino sostiene che un giorno ha notato sulle braccia di Janira dei lividi, di conseguenza si è permesso di farle delle domande a riguardo. Le ha chiesto se fosse tutto ok per poi domandarle in modo esplicito di che natura fossero i suoi lividi. Janira ha sostenuto che quei lividi fossero frutto di scherzi che lei e Alessio si fanno in continuazione. Ha provato a tranquillizzare il suo collega e inoltre gli ha detto di non menzionare mai a nessuno quei lividi. Ha chiesto a Nino di non dire niente ed è purtroppo quello che Nino fa. Non dice niente. Tiene il segreto. Un segreto che non sarebbe mai dovuto rimanere tale. Janira però, ahimè, ha continuamente dei lividi sulle braccia, sul collo, sul petto. I litigi con Alessio hanno raggiunto un altro livello perché spesso purtroppo diventano violenti. Lui le alza le mani, Janira prova a difendersi e alla fine la ragazza smette anche di tentare di inventarsi scuse. Dice la verità, quei lividi sono frutto di litigi ripetuti che ha con Alessio, spesso e volentieri la afferra troppo forte, la spintona, le lancia contro oggetti. Quindi la risposta alla domanda, ma c'erano dei campanelli d'allarme? Sì, sì, c'erano dei campanelli d'allarme, ma purtroppo in queste situazioni è sempre molto, molto complicato. Poi però arriva un giorno e quello è proprio il momento di non ritorno, perché nel 2016 la madre di Alessio ruba dal portafoglio di Janira 200 euro e da questo momento chiaramente si crea un certo astio tra Janira e la donna. Iniziano a litigare spesso, come è ovvio che sia. Anche Alessio incolpa sua madre del furto ed è a questo punto che la donna si mette sulla difensiva, dice che non è assolutamente stata lei, lei non ha toccato neanche 10 centesimi. La madre di Alessio può provare a inventarsi tutte le balle di questo mondo per quanto mi riguarda, ma di fatto le uniche persone che frequentano quella casa sono tre: Janira, Alessio e la madre di Alessio. E pensandoci razionalmente, l'unica persona che avrebbe avuto la possibilità di frugare nella borsa di Janira indisturbata è proprio la madre di Alessio. Le cose già non sono tutte rose e fiori. Janira inizia a non fidarsi più, non sta più volentieri a casa di Alessio e quando deve starci per forza cerca di evitare di incrociare sua madre. Ma la relazione sentimentale tra Alessio e Janira entra palesemente in crisi, più precisamente nel marzo del 2017. Questo a seguito di una decisione ben precisa presa da Janira. La ragazza vuole coronare il sogno della sua vita, ossia partecipare a un corso indetto da Costa Crociere, per il quale ha già superato un esame a febbraio dello stesso anno. Janira ovviamente spera di ottenere sostegno da Alessio, il suo fidanzato. Quello è davvero un sogno che si avvera per lei, quindi si aspetta da Alessio quantomeno un po' di appoggio. Vorrebbe condividere il suo entusiasmo con lui. Ma Alessio non è assolutamente d'accordo della scelta di Janira. È geloso, ha paura del fatto che lei parta e lo abbandoni. E qui nasce un vero timore in Alessio, quello di essere lasciato solo. Alessio ha il terrore di rimanere da solo, quindi decide di provare in tutti i modi a convincere Janira a non partecipare a quel corso. Inizia con le buone, ma dato che non hanno successo, ben presto passa alle cattive. Alessio infatti inizia a fare delle vere e proprie follie. Si incide l'iniziale di Janira sul petto con un coltello, minaccia spesso di suicidarsi, si punta davanti a Janira un coltello al cuore minacciando sempre di togliersi la vita. Ed è a questo punto che Janira apre gli occhi e si rende conto che quella relazione è sbagliata e lo è sempre stata dall'inizio alla fine. Quella è una relazione difficile, complessa. E nonostante abbia provato a stare vicino ad Alessio per salvarlo in un certo senso, presto Janira prende coscienza del fatto che lei non avrebbe salvato proprio nessuno. Al contrario, Alessio avrebbe preso possesso di tutti i lati della sua vita, dal primo all'ultimo, facendole condurre un'esistenza d'inferno. Janira è terrorizzata quando si immagina inchiodata a casa, giorno dopo giorno, a pulire. Con Alessio, che è spaparanzato sul divano, non muove un dito. Janira è terrorizzata quando realizza che davvero sarebbe stata l'unica della coppia a lavorare. Quindi a conti fatti sì, Alessio alla mia avrebbe fatto vivere una vita tremenda a Janira. È così che Janira decide di lasciare Alessio, ma ovviamente quest'ultimo non se ne fa minimamente una ragione. Inizia a perseguitarla, a seguirlo ovunque. Inizia a chiamarla ad ogni ora del giorno e della notte. Tra l'1 e il 2 aprile del 2017, in piena notte, si presenta sotto casa di Janira, che chiaramente è tornata a vivere a casa dei suoi genitori dopo aver lasciato Alessio definitivamente. Il ragazzo comunque, a mio avviso, ha un atteggiamento davvero preoccupante.
Tempesta di telefonate Janira, ma a questo punto non si limita a chiamare solo lei, ma chiama anche i suoi genitori, più precisamente sua madre. La chiama di continuo. In tutto verranno conteggiate dai tabulati telefonici 81 chiamate, sia sul cellulare della figlia che sul cellulare della madre, la notte tra l'1 e il 2 aprile. Queste chiamate continuano incessanti almeno fino alle 5:20 di mattina. In quanto intorno alle 5:30 la madre di Janira è obbligata a chiamare sua figlia perché sente dei rumori che provengono da sotto casa, nel suo cortile. Quindi va da sua figlia per dirle che Alessio si è introdotto nel loro cortile e sta lanciando dei sassi contro una delle finestre della casa con il chiaro tentativo di farsi sentire. Janira ne ha le balle piene, non prende sicuramente bene la cosa. Sono le 5:30, lui non la lascia stare 30 secondi e quindi davvero non ce la fa più. La prima cosa che fa è scendere e invitare Alessio ad uscire da casa sua, perché non ha il permesso di entrare a casa sua come e quando gli va. Quindi si mettono davanti casa e iniziano a discutere. E di che cosa mai discuteranno? Sempre della stessa cosa. Alessio dice a Janira che non deve partire, non può partire, non può lasciarlo lì da solo. Le ripete che deve stare lì con lui, deve trovare un altro lavoro lì, magari come cameriera, perché loro due devono vivere assieme. Janira ovviamente non ne vuole sapere neanche per sbaglio di riallacciare i rapporti, ma sia mai. Quindi alla fine Alessio è costretto ad andarsene, ma anche quando si allontana non molla e continua a tempestare Janira e sua madre di chiamate. Il giorno successivo, il 2 aprile, verranno conteggiate dai tabulati telefonici ben 202 tra chiamate e messaggi solo nella prima parte della giornata. Ma perché Alessio continua a chiamare in un modo così tanto compulsivo? Ebbene, perché, come sostiene lui stesso, è preoccupato, vuole sapere se Janira sta bene. Questa preoccupazione in realtà è dovuta a un sospetto che Alessio cova ormai da qualche giorno, perché il ragazzo si convince che in realtà Janira non voglia realmente partire con Costa Crociere. No, lei non lo sta lasciando per questo motivo. Lei lo sta lasciando perché in realtà sta già con un altro uomo. Alessio a questo punto è convinto. Janira l'ha lasciato ed ora sta con un altro. Alessio a questo punto, non so con quale faccia di tolla, chiede a Janira se per caso può andarla a trovare il 3 aprile, perché la ragazza compie 20 anni. Janira però ovviamente risponde ad Alessio che non si deve permettere neanche per sbaglio. Non deve farsi vedere neanche col binocolo, perché Janira giura ad Alessio che se solo l'avesse visto da lontano, avrebbe chiamato suo padre. E a quel punto ci avrebbe pensato lui. Nonostante l'avviso ben chiaro di Janira di non farsi vedere manco col binocolo, Alessio, accompagnato da sua zia, quel giorno va in accademia, dove si sta svolgendo il corso indetto da Costa Crociere, con una lettera e una rosa. La zia di Alessio si reca in segreteria per far chiamare Janira, che quindi scende in segreteria anche lei. E appena vede Alessio, il suo viso praticamente cambia espressione. È tutt'altro che felice. Lei Alessio non lo vuole più vedere, eppure lui non molla un attimo. Alessio, quindi, come avrete capito, non si vuole arrendere e continua a coltivare la speranza di riconquistare Janira, di ritornarci insieme. Però il punto è che per Janira quella storia è belle che finita. E infatti a un certo punto si invaghisce di un altro ragazzo perché non ha più mezzo interesse verso Alessio. Janira quindi conosce un ragazzo, David, e dice a qualche sua amica che in effetti sta uscendo con questo ragazzo, ma non si stanno frequentando né nulla del genere, nonostante siano già stati insieme intimamente qualche volta. Alessio però nel frattempo non molla, continua a perseguitare Janira, le scrive messaggi, la chiama, si presenta sotto casa sua e a questo punto Janira, stanca, stravolta da questa situazione, decide di fare una cosa, ovvero far leggere ad Alessio i messaggi che si sono scambiati lei e la sua nuova fiamma, David. Così Alessio alla mia viene a sapere che davvero Jamira sta avendo una relazione con un altro. A questo punto Alessio inizia seriamente a meditare di far fuori David, non Jamira. Vuole far fuori il nuovo ragazzo di Janira. E infatti Alessio tra il 4 e il 5 aprile alle 3 del mattino fa queste ricerche su internet. Dal suo smartphone digita su Google: uccidere persone, come uccidere senza lasciare traccia, mentre su YouTube cerca
Come uccidere una persona? Alessio nei confronti di Janira entra in una situazione di sfruttamento. Avrebbe dovuto accettare tutte le sue scelte, avrebbe dovuto accettare tutti i suoi no e per di più avrebbe pure dovuto mantenerlo. Questo è un atteggiamento fortemente parassitario che Alessio ha costantemente. E non è che abbia sviluppato questo comportamento a caso, ahimè, lui non conosce un altro modo per sopravvivere. Nella vita ha imparato che deve prendere tutto ciò che gli è possibile. Inoltre Alessio è alla ricerca di costante affetto, quello che non ha mai ricevuto effettivamente da nessun parente, a parte un pochino da sua nonna. Alessio non ha mai ricevuto affetto da sua madre, che peraltro spariva e tornava di tanto in tanto proprio a causa del carcere e delle sue dipendenze, mentre invece il padre di Alessio li aveva abbandonati entrambi. Alessio Alamia dimostra un'incapacità di comprendere i bisogni e le emozioni altrui, ma soprattutto non è in grado di accettare ciò che non gli va bene. Ma arriviamo al 7 aprile, è il giorno della tragedia. Janira quel giorno esce prima dall'accademia, circa per l'ora di pranzo. Fa qualche commissione e poi si dirige alla stazione. Sono circa le 17:30 e la ragazza deve passare dal suo ex Alessio per recuperare dei suoi effetti personali, dei vestiti, in quanto quella sera sarebbe dovuta poi uscire con degli amici. Janira dice a tutti che in realtà deve recuperare quei vestiti perché sono suoi, li rivuole. La verità però è che a Janira di quei vestiti non è che gliene freghi poi così tanto. E Alessio che insiste per ottenere un ennesimo incontro e il fatto di doverle restituire dei vestiti è solo una scusa per poterla vedere nuovamente. Janira arriva quindi a casa di Alessio a Pietra Ligure, sono circa le 18:15 e puntualmente iniziano a litigare sulla loro relazione, che oramai neanche più esiste. Alessio ripete a Janira di non lasciarlo, le dice che è cambiato. Ma Janira, come avrete intuito, non ha la minima intenzione di tornare con Alessio. Quindi gli ripete a più riprese: no, non ci ritorno con te, Alessio. Basta, falla finita. Non ti voglio, la nostra storia ormai è conclusa. Alessio a questo punto tira in mezzo David, il ragazzo che Janira sta più o meno frequentando in quel periodo. E a questo punto Janira non ci vede più. Inizia ad urlare in faccia ad Alessio che lei con lui non ci sarebbe mai tornata, a prescindere dalla presenza di David. Gli dice che sua madre è una ladra e non le ha neanche mai restituito i soldi che le aveva rubato, che è una vagabonda. E alla fine, Jamira dice che anche lui sarebbe diventato presto un mezzo delinquente. È a questo punto che Alessio va totalmente fuori di testa, perde la testa, non capisce più niente. Jamira si trova in piedi nel suo salotto, davanti alla TV. Alessio le è di fronte, di nuovo tira fuori un coltello che tiene in tasca, se lo punta al cuore e minaccia di uccidersi. Janira, però, che a quanto capite è una santa anima, prova a fermarlo. Gli dice: no, Alessio, no, non è il caso, non ha senso, credimi, smettila. E lo convince. Alessio quindi prende il coltello e lo posa sul pavimento. Peccato che subito dopo i due rincomincino a discutere per la stessa identica motivazione. Janira continua a dirgli: no, no. No, non ci torno con te. E Alessio, dopo tutti questi no e dopo tutti questi rifiuti, afferra di nuovo il coltello che aveva posato poco prima sul pavimento e si butta letteralmente su Janira. Col primo colpo Alessio colpisce Janira al collo. Poi però Alessio continua. Continua per altre 49 volte. Tutte le ferite peraltro sono esclusivamente rivolte al viso, al cranio, alla parte posteriore del collo e alla base del collo, nella regione della giugulare. Alessio in tutto ciò sostiene, citando le sue parole: potevo vedere e sentire, ma non riuscivo a controllare il mio corpo. Qui a questo punto Alessio sostiene di essere entrato in una sottospecie di trance. Lui non si è reso conto di aver fatto male a Janira, si è solo risvegliato in un lago di sangue. Intanto la madre di Janira si preoccupa perché non vede la figlia rientrare a casa, quindi inizia a chiamarla, ma non ottiene risposta. Inizialmente tenta di darsi chiaramente delle spiegazioni razionali, forse Janira ha il telefono in silenzioso, ce l'ha in borsetta, non lo sente. In ogni caso, la madre di Janira prova continuamente a chiamarla, fino a quando, alle 19:48, qualcuno risponde al telefono. Tiziana, la madre di Janira, sente chiaramente la voce di Alessio Alamia che le dice: signora, Janira ha dimenticato qui a casa mia il telefono. Sua figlia è sulla corriera e sta rientrando a Finale Ligure. Io sto cercando di raggiungere la sua fermata del pullman per ridarglielo. Tiziana chiaramente è stupita di sentire Alessio, perché non sapeva che Janira aveva in programma di vederlo. A questo punto però anche Rossano, il padre di Janira, sente che c'è qualcosa che non va. Quindi decide di mandare anche lui un messaggio ad Alessio Alamia e gli scrive:
Se mia figlia non richiama immediatamente, lo giuro, io vengo lì a casa tua con i miei colleghi, ti sfondo la porta, mi riprendo mia figlia e me la riporto a casa. E Rossano, mica scherza, arriva poco dopo sotto casa di Alessio alla mia, a Pietra Ligure, e inizia a bussare alla porta talmente forte da far allarmare la vicina di casa che si sporge dal balcone per capire da dove provenga tutto quel chiasso. Nel frattempo Rossano viene raggiunto dai suoi colleghi che provano a piazzare una scala per vedere di salire dal secondo piano, fino a quando non sentono una voce che dice: "Fermatevi, vi prego, non fatemi danni. Ho io le chiavi, vi apro!" Rossano poco dopo viene a sapere che quella è la nonna di Alessio ed è accompagnata dai carabinieri perché il ragazzo ha immediatamente confessato il crimine. Quando Rossano vede i carabinieri inizia davvero ad avere paura. Si precipita in sala, ma appena arriva un suo collega lo blocca, lo allontana a forza perché lì, vicino al televisore, a terra c'è il corpo di sua figlia. Senza vita. A questo punto sul posto giunge anche Tiziana, la madre di Janira, che ci mette ben poco a capire che c'è qualcosa che non va. Non serve che suo marito le dica una parola, in quanto le basta guardarlo in faccia. La sua espressione è sufficiente. Poco dopo sono sopraggiunti anche dei poliziotti e infine arrivano anche i soccorritori del 118 che informano Tiziana del fatto che ahimè non ci sia più nulla da fare, Janira non c'è più. Al processo per l'accusa è omicidio premeditato. Per la difesa è un omicidio d'impeto. Ma Alessia la mia, dopo aver commesso questo delitto atroce, che cosa ha fatto? Prima di andare da sua nonna per chiamare i carabinieri e confessare, ha tentato magari di fuggire? La mia opinione è questa: secondo me, inizialmente Alessio voleva fuggire come? Poi però ha fatto due calcoli e si è quasi sentito obbligato a costituirsi. Infatti è un reo confesso, perché ha compreso che non c'è nessun'altra via d'uscita, quello è l'unico modo. Comunque, che cosa fa quindi Alessio la mia? Una volta che si sveglia dal suo stato di trance, se così possiamo dire, non riesce a capire molto cosa stia succedendo. Si guarda le mani, capisce di essere sporco di sangue. Dunque, a detta sua, in stato di shock, si fa la doccia, si cambia ed esce di casa per le 19:50. A questo punto è sua nonna che lo chiama, perché lo avvisa del fatto che è pronta la cena. Quindi il ragazzo si incammina proprio per tornare a casa di sua nonna. Una volta che Alessio arriva a casa di sua nonna, continua a ripeterle che deve confessare una cosa ai carabinieri, che deve chiamare un carabiniere, che vuole che un carabiniere lo senta. A quanto dice Alessio, non ha mai pensato neanche per un secondo di fuggire, nonostante effettivamente si sia fatto la doccia e si sia cambiato. I fatti sono questi. Un'ora dopo aver ucciso Janira, Alessio sta già confessando ciò che ha fatto ai carabinieri. Alla fine, al processo, Alessio Lamia si è riferito ai genitori e ai fratelli di Janira, dicendo: "Non ho mai chiesto scusa per lettera finora, perché sono tutti bravi a scrivere scusa. Vorrei fare le mie scuse personalmente ai genitori, anche se so che non riporteranno in vita una persona." Il padre della vittima, Rossano D'Amato, interrompe Alessio dicendogli: "Non servono queste scuse, non sono accettate, lo sai bene." Alessio Lamia non è un ragazzo che ha avuto una vita facile, non prendiamoci in giro, ha avuto una vita difficile, ha sempre avuto una madre con problemi di dipendenza, spesso in carcere, e un padre che è sparito dalla sua vita per lo stesso problema, la dipendenza, le sostanze. Però, come dice la PM Elisa Milocco al processo, nella sua terribile sfortuna, Alessio ha ricevuto una possibilità di riscatto. Ha conosciuto una brava ragazza, con la testa sulle spalle, che gli ha voluto bene, che lo sosteneva moralmente ed economicamente, che gli faceva le pulizie di casa e gli procurava pure dei lavori. Janira ha fatto di tutto per rendere felice Alessio. Alla fine, Alessio la mia ha semplicemente voluto vendicarsi, punire Janira per essersi allontanata da lui, tanto da arrivare, come ricorderete, a chiederle di mettere al mondo un figlio, col solo scopo di tenerla ancora più legata a sé. La PM chiede l'ergastolo per Alessio Lamia e il giudice in effetti lo condanna all'ergastolo. Il 25 maggio di quest'anno Alessio Lamia ha affrontato l'udienza in Cassazione, che ha confermato la sua pena. L'impianto accusatorio della PM viene confermato quasi integralmente. Una delle frasi che si possono leggere nella sentenza di Cassazione è:
L'imputato non aveva contemplato l'ipotesi che Janira potesse al tempo stesso non riallacciare la relazione con lui e uscire viva da quella casa. Detto questo, ragazzi, questa è la triste storia di Janira. Devo ammettere che anche questo caso un po' mi ha appunto in determinate circostanze, perché, come saprete, se in caso siete nuovi e non lo sapete, anche io ho vissuto una relazione tossica che è andata avanti per anni. E ogni volta che tratto questi casi mi ci ritrovo un po' dentro. E non è affatto facile. Perché sono arrivata a pensare, sarebbe potuto accadere a me. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare di questo caso. Ovviamente fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Conoscevate questa storia? Cosa ne pensate di questo caso? E vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.